Volevo ricordare agli amici di Libri Oggi gli orari della trasmissione, che più volte mandati durante la stessa. E martedì ore 21, canale Italia 11 per Roma e per il territorio del Lazio, e invece il giovedì alle 21:30 su Italia 160, digitale nazionale per tutto il territorio. Questo quindi due segmenti particolari. Buonasera a Giulia Buonasera. Giacomini, grazie di essere intervenuta. Presentiamo il suo romanzo Ballata di una fiamma che non muore per la lepre edizioni. Anzi, devo dire, è un titolo particolare, molto bello. Poi magari, ecco, torniamo su questo titolo, ce lo spiegherà, oppure insomma, vediamo secondo il discorso come viene. Comunque il titolo è veramente suggestivo. Come suggestivo è anche come dire, la tematica e devo dire l'ambientazione del romanzo. L'ambientazione del romanzo è in una, possiamo dirlo, no? Nella Spagna del 1600, se non sbaglio, no? In realtà è nel Messico del Sì, 1600, nel Nuovo Mondo, 1600. sì, in parte, E in sì. parte, sì. E poi siamo in un convento della Nuova Spagna e quindi praticamente vi è alcune situazioni che accadono in questo luogo, però l'ambientazione che lei ha descritto molto bene, ma anche il luogo, è anche nello sfondo storico che siamo nel periodo dell'Inquisizione, quindi l'Inquisizione spagnola e via discorrendo, quindi la mancanza di libertà, restrizioni, regole ferree e via discorrendo. Però ecco, qualcosa accade in questo convento. No? Senza descrivere tutto, perché in effetti c'è un finale veramente molto bello che io consiglio ai lettori attenti di Libri Oggi e anche degli spettatori. Il finale è veramente molto bello del libro, però a parte questo accadono alcune situazioni. Lei ci vorrà descrivere qualcosa, ecco. Ecco, partiamo accadono queste situazioni, accadono perché c'è una causa. La causa dell'esistenza del convento è proprio una ricerca di libertà. Quindi il convento nasce già dalla causa della ricerca della libertà, nasce proprio dalla causa delle restrizioni. È un libro che è incentrato proprio sulla libertà, la libertà di coscienza, la libertà di esistenza. Al di là delle restrizioni, oltre i roghi, oltre l'Inquisizione, è un momento storico di forte affermazione da parte del cattolicesimo più reazionario e di conseguenza c'è una frangia del cattolicesimo chiaramente non reazionario che cerca di affermarsi e di affrancarsi dal limite. E lì si nota, ecco, se permette, tra le pieghe del libro, veramente ben scritto, devo dire anche con come dire, con una narrativa accattivante, si nota appunto questa esigenza, no? Mi dica se sbaglio, professoressa, un'esigenza di libertà, un'esigenza di libertà che viene fuori anche nei protagonisti. I protagonisti sono tanti, no? Protagonisti sono tanti, infatti parlare di un protagonista non è possibile, bisogna parlare di una molteplicità di personaggi che sono tutti alla ricerca della libertà, ma anche alla ricerca della propria affermazione individuale a livello religioso. Ed è un qualcosa che all'epoca non è fortemente apprezzato dalle autorità, l'indipendenza religiosa, l'indipendenza psicologica, morale, dal diktat. Certo. Senta, questo romanzo è anche, come dire, come un tributo, no? È un tributo a una donna, ma in questo caso anche a qualcosa che lei ha scritto. Tra l'altro, io ho detto prima, se permette, professoressa, perché so che lei ha effettuato, si è specializzata a Ginevra in un dottorato di storia, no? E insegna proprio a Ginevra, per cui ecco, è proprio, la storia è molto importante. Però ecco, questo processo di beatificazione di una donna particolare, Sì. e lei è un tributo a questo libro, no? O perlomeno Certamente, in in parte. parte è un tributo a Maria de Jesus, che non è mai stata beatificata, sulla quale ho scritto una tesi di laurea, e un tributo a Jan Battista Van Helmont, inquisito dall'Inquisizione e dalla classe medica, su cui appunto volevo estendere in qualche modo anche le informazioni, perché Jan Battista Van Helmont è meno conosciuto a livello globale, più nel settore specialistico della storia della medicina.
Un tributo anche perché la mia tesi di dottorato era per 8 anni di studio incentrata proprio sulla vita, le opere e il processo a Jan Battista Van Helmont. E qualcosa dovevo. Certo, doveva fare. È venuto bene il romanzo, ecco, veramente si legge molto bene tra le pieghe quindi della storia, un periodo particolare, come ha detto la nostra gentile ospite, e particolare perché appunto nello sfondo dell'Inquisizione abbiamo l'esigenza di libertà, senza, non solo, senza però il titolo, mi rifaccio al titolo, La ballata di una fiamma che non muore, è riferita all'amore o anche alla coscienza? All'amore e alla coscienza insieme. Nasceva dall'idea della notte oscura, una notte oscura dell'anima, che in qualche modo è chiaramente un'evocazione di San Giovanni della Croce, San Juan della Cruz. È il momento oscuro dell'anima che è illuminato da una fiamma, ed è anche una fiamma d'amore, evidentemente, ma è la fiamma anche di una resistenza continua e irrevocabile. Certo. Senta, abbiamo ancora un minuto, no? Un minuto a disposizione, un minuto e mezzo. Proprio mi deve scusare, perché abbiamo delle esigenze proprio televisive. Se vuole e ritiene opportuno, potremmo anche un pezzettino leggere qualcosa. Se ritiene opportuno, magari, no, no, lega lei. L'infinito, ecco, qua c'è un articolo, pardon, scusi, un capitolo, l'infinito universo della clausura, perché è lì che spiega un po', se vuole leggere giusto una pagina per rendere meglio ai telespettatori, agli amici che amano il libro, cosa succede, l'ambientazione di questa clausura, ecco. L'infinito universo della clausura. In un deserto dell'altopiano la clausura sa di infinito e a Santa Maddalena le porte erano sempre aperte. Bisognava avere delle forti motivazioni per entrare in quel convento, ma ancora più forti per uscirne. Si credeva infatti che a Maddalena la luna apparisse più grande e che il mondo fosse più lontano. Così avevano voluto Madre Ines e Donna Ernestina. Stringendo forte la mano di quella fanciulla delicata, Ines già sapeva che insieme avrebbero aiutato tante altre fanciulle come lei dalla dubbia provenienza, ma dalla fede certa. Il convento aveva protetto da subito le ragazze senza nome. Ernestina sapeva bene cosa significasse avere paura di dire chi si è e da dove si viene. Molto bene, senta, io le faccio tanti complimenti per il libro, ma per il romanzo e anche per, so che insomma il libro sta andando bene, e quindi alle prossime occasioni, non so perché so che lei ritorna per motivi di lavoro a Ginevra, ma in ogni caso ecco il libro edito e nello stesso tempo, come dire, sicuramente diffuso in Italia, quindi avrà il suo percorso sicuramente di successo, che le auguro. Ballata di una fiamma che non muore, Giulia Giacomini, e passiamo a un'altra parte della trasmissione.